Niki Lauda è mio amico. Un giorno ho potuto vederlo durante delle prove, in pista. Lui mi guida in un modo. Volevo chiedergli un sacco di cose. Peccato che lì non si poteva. Ho finito. Ti accompagno io a casa. Vai a aspettarmi in macchina. Ehi. Mi rubi il mestiere? Perché non tieni il sedile dietro e le braccia tese, come in pista? Qui non siamo in pista, va bene le braccia così. Ma le curve non si fanno muovendo a scatti il volante, così. Come facevi in pista? No, adesso in queste curve non serve. Anche se andiamo abbastanza forte, un Alfa Romeo disegna le curve molto bene. Come fai tu a scuola, con Cupasso. Ha un particolare sistema di sospensioni. È un po' lungo da spiegare. Bisognerebbe vedere la macchina smontata. Questo sistema la tiene in linea senza correggere col volante. Quando si fa una curva a destra, c'è una forza che spinge l'auto verso sinistra. Con questo sistema di sospensioni, le ruote resistono a questo movimento. Ecco perché la Giulietta rimane in linea, come se fosse sui binari. Presa la curva, la macchina la segue da sola, come nelle curve in pista. Lì però vado più forte, non posso parlare come adesso. È difficile guidare in pista, bisogna studiare molto. Non c'è una scuola per questo. C'è una pista difficile, una facile. Dai, dai, superiamolo! Tu vuoi un sorpasso così? Sì, proprio così. A quanto andavamo? Non serve, ci abbiamo messo lo stesso tempo, vedi? E cos'è? Il contagiri. Mi dice se il motore è tranquillo o molto spinto. Così è tranquillo. Ancora molta forza per accelerare. Basta spingere poco. Vedi? Devi fare niente, tutte quelle manovre là, col cambio. No, a me basta guardare la strada, il resto lo fa tutto la macchina. Il cambio si adopera solo quando serve. Per esempio, in salita o in una strada con molte curve, bisogna sorpassare in fretta. Con una marcia più bassa si supera più velocemente e quindi si rientra prima. Però quando freni devi fare tutto tu, eh? È come quando sei in pista, che arrivi forte, prima delle curve. Eh già, quando si frena bisogna fare tante manovre. Non basta schiacciare il freno. Lì la macchina non fa tutto da sola. In corsa no. In corsa bisogna essere in due, la macchina e il pilota. E se il pilota sbaglia, sono guai. Ah, ecco, vedi? Ma qui non c'è questi problemi. La Giulietta non impegna chi guida. Quando freni è importante tu non bloccare le ruote e la macchina deve tenere la sua direzione. Mai sbandare. Aspetta. Vieni, ti faccio vedere. Tu stai qui. D'accordo. Io ritorno indietro, a metà curva, io comincio a frenare. Vedrai, mi fermerò qui. Ok. Tu guarda sempre le ruote. Qui ce l'hai fatta! Io non ho fatto niente.
Ho tenuto solo il piede sul freno. Tutti quanti potevano farlo. Ha fatto tutto la Giulietta. La macchina deve fare tutto quello che voglio io. Deve rispondere senza sorprese anche nelle frenate. L'importante è che non sbanda. Ma tu come fai a essere sicuro di questo? Io conosco l'Alfa Romeo. Per esempio, nella Giulietta, tutto il peso della macchina è messo in parti uguali. Metà davanti, metà dietro. Così è meglio bilanciata e anche in curva o mentre si frena è molto sicura. Non c'è bisogno di stare lì pronti a vedere cosa succede o correggere la guida. Ma senti, a te piace la Giulietta? La Giulietta è una macchina come dico io. Ma allora non c'è più gusto. Tu stai lì a non far niente. Certo, ma è più divertente. Puoi parlare, ascoltare la radio senza problemi di guida. Ma allora anche se uno è un campione? Se uno è un campione fa come me, i problemi li lascia in pista. E sulla strada invece? E sulla strada? Ciao, sei arrivato. Ma sulla strada? Ci pensa qualcun altro, ciao. Ciao. Sai, quello era Niki Lauda. Chi, quello là? Ma dai. Davvero.